quanto pare, Nvidia sta per rilasciare sul mercato altre 6 schede grafiche. Già, 6. Ciao, belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. E prima di cominciare con le belle notizie su cose che vi faranno sicuramente arrabbiare, vi lascio un pochettino allo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e quindi potete skipparlo se volete. Ma io vi consiglio di non skipparlo. Stanchi di questa scritta? CDKey Deals è il sito sul quale trovare migliaia di chiavi di videogiochi e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10. Basta selezionare il vostro prodotto, aggiungerlo al carrello, procedere all'acquisto e, sorpresa sorpresa, inserire il codice sconto G20 per un ulteriore 20% di sconto su un prezzo già abbastanza conveniente, scegliere come pagare e andare nel vostro user center per controllare che l'ordine è già praticamente nelle vostre mani. Ma come si attiva Windows 10? Basta cercare attivazione nella barra di ricerca di Windows, andare nella sezione corrispondente e incollare il codice che avrete trovato su CDKey Deals. Ragazzi, ricordate, veloce e sicuro, tutti i link sono in descrizione. CDKey Deals, fantastico! Tutti noi credevamo che il 2021 ci avrebbe portato delle bellissime novità per quanto riguarda la disponibilità di schede grafiche, la disponibilità di qualsiasi, non lo so, pezzo hardware in generale. E beh, non sarà così, credetemi, secondo me, perché ci sarà ancora più confusione vista la lineup di schede grafiche Nvidia che sta per arrivare. Ma io vi ricordo che il giorno 12, e cioè domani, dalle 18 saremo in live con Marco di MV Hardware per andare a vedere un pochettino la conferenza Nvidia, in cui probabilmente saranno presentati ufficialmente i modelli che andremo a vedere adesso, oppure sarà presentata qualche novità per questo 2021. Bando alle ciance e andiamo a vedere un po' nel dettaglio i leak che ci sono stati forniti. Allora, andiamo a vedere un po' Copite7 Kimi, che è un leaker praticamente indipendente, uno dei leaker sui quali io molte volte mi sono basato per quanto riguarda il trovare notizie anche molto attendibili. Vedete, da questa GIF potete già capire più o meno di cosa si tratta. Ma secondo Copite7 Kimi saranno rilasciati tra poco 6 nuovi modelli di schede grafiche basati sul chip GA102, 103 e 106. Allora, il GA102 è il chip della 3080, ok? Quindi probabilmente ci sarà una 3080 da 20 GB di GDDR6X, cosa che comunque già si diceva da un bel po' di tempo. Non sappiamo se sarà Super o sarà Ti. Poi ci sarà una 3080 da 12 GB di memoria RAM GDDR6X. Questa qui, secondo me, potrebbe essere la Super. Nella generazione precedente abbiamo visto che le Super si differenziavano dalle normali per un semplice aumento di frequenze, un aumento di potenza fondamentalmente, un aumento di CUDA core minimo. A quanto pare in questa generazione ci sarà un bel aumento anche per quanto riguarda la RAM, perché molti utenti si sono lamentati che 10 GB di RAM GDDR6X non vanno bene per giocare in 4K a 60 frame al secondo. Raga, io ce l'ho la 3080, 10 GB vanno più che bene. Ma dato che Nvidia sta cercando di riaccaparrarsi un bel po' dei clienti persi negli ultimi mesi, evidentemente sta cercando di accontentare un po' di più le masse. E probabilmente allo stesso prezzo della 3080 sarà messa questa 3080 da 12 GB di RAM. Scendendo poi abbiamo il GA503 da 10 GB GDDR6X e il GA103 S da 8 GB di GDDR6X. Beh, questa qui comincia a essere un pochettino più incasinata come questione. Questo perché, beh, 2 GB di RAM in più fanno comodo non tanto per il gaming quanto per la produttività. La 3080 e la 3090 hanno dei chip che sono sostanzialmente molto semplici, si distanziano poco l'una dall'altra per quanto riguarda le performance del chip in sé. La cosa che fa davvero la differenza, il great divide fra le due schede grafiche, è proprio l'enorme quantitativo di RAM che c'è sulla 3090, che le permette di svolgere delle operazioni che la 3080 non può compiere. Non perché non ce la faccia, ma perché non c'è abbastanza memoria grafica. E quindi, allora, perché abbiamo questa 3070 Super, diciamo, sempre con 8 GB di RAM, quindi come la normale 3070,
Beh, perché evidentemente questa qui è una super come quella della scorsa generazione, cioè non cambierà nulla se non forse un po' di CUDA core in più. Abbiamo poi il GA106 da 12 GB di GDDR6 non X, questa qui probabilmente sarà la 3060 da 12 GB, e poi abbiamo il GA106 da 6 GB di GDDR6, sempre non X. Questa qui probabilmente sarà la 3050 Ti. Copite 7 ghimi dopo, continua dicendo: non sono sicuro della corrispondenza tra queste specifiche e i nomi, ad esempio 3080 Ti, 3080 Super, 3080, 3070 Ti, 3070 Super, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa ci fa capire questa SKU? Allora, ragazzi belli, come sappiamo il 2020 è stato segnato di nuovo dal ritorno del mining. Ok, sappiamo che le schede grafiche con 4 GB di RAM non vanno più bene per il mining, perché è diventato molto più difficile, ha bisogno di molta più potenza grafica per poter essere, diciamo, un'azione per cui vale la pena impiegare del tempo, ok? La 3050 Ti ha 6 GB di RAM, quindi anche la scheda di fascia più bassa di Nvidia avrà più di 4 giga di RAM. Sicuramente ci sarà una 3050, ma io credo che anche la 3050 arriverà con 6 giga di RAM, perché 4 nel 2021, beh, mi sembrano effettivamente poche. Comunque, Nvidia sta cercando di coprire, secondo me, ogni singola fascia di prezzo, così da poter soffocare letteralmente AMD, tenerla chiusa in nella sua morsa, in modo tale da non permetterle di poter ottenere ancora campo sul mercato delle schede grafiche. AMD quest'anno con le RX 6000, ci ha dato davvero dei pezzi molto interessanti. La 6900 XT, la 6800 XT e la 6800, per quanto non siano, ecco, potenti in ray tracing, sono delle ottime schede per chi vuole giocare, per chi vuole fare produttività, specialmente perché hanno un grande quantitativo di RAM. Tutte e tre queste schede grafiche hanno 16 GB di RAM, e io sono convinto che un'ipotetica 6700 o una 6700 XT avranno 10 GB di RAM. Significa che delle schede di fascia bassa hanno comunque tanta RAM. Quindi Nvidia sta cercando di andare a tappare quei buchi di mancanza di quantità di RAM per andare a giustificare casomai più vendite, per farsi perdonare, per poter coprire uno spettro più ampio di utilizzi delle schede grafiche. Beh, non lo so, ma sono certo che lo scopriremo il 12, ragazzi, perché vi ricordo, siamo in conferenza Nvidia in live con Marco di MV Hardware, quindi vi aspettiamo. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, grazie mille per aver seguito il video, ricordate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo alla prossima, sempre qui col vostro G, sempre qui sul punto di G. Ciao!